Nicodemo è uno dei capi dei giudei. E timidamente, discretamente, sommessamente, inutilmente, prendere parte di Gesù. Ma non è un giorno, ma una notte, è una notte, non è un giorno, ma è una notte in cui Nicodemo va a trovare Rabbi. Quindi si rivolge a Rabbi. E gli dice che Rabbi, tu fai e metti dei segni. Dei segni, emetti dei segni. Come puoi emettere dei segni? Nessuno può emettere dei segni, può fare, dare certi segni, mettersi a significare. Fai i segni, proprio così, semeia poi è. Se nessuno può fare dei segni se Dio non è con lui. Quindi, fa un ragionamento. Alla Nicodemo. Quindi chi fa dei segni sta con Dio. Questo fa dei segni chi se è con Dio. Chi è con Dio? No, chi è con Dio? No. Se Dio è con lui, allora fa dei segni, ecco, un po' differente. Fa dei segni perché Dio è con lui, ecco, perché Dio è con lui. E che cosa risponde? Amen, amen. Amen, amen, lego soi. Amen, amen, lego soi. In verità, ti dico. Amen, amen, lego soi. E che cosa dice? Se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Ingegnere, comincia già adesso. Se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Devo rinascere, mio padre, mia madre sono vecchi, devo ritornare al seno materno, rinascere.
Quindi è come questo orabile, come Socrate, no? Perché Nicodemo gli risponde come Menone. Allora, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Vedere. E poi spiega le cose del cielo, le cose della terra. Quindi nessuno è mai salito in cielo, fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Nessuno è mai salito in cielo se non il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Il serpente, il figlio dell'uomo. È Giovanni, cioè un tale. Questo Vangelo è attribuito a un certo Giovanni, che si esprime così, con l'anabasi, con la catabasi, con l'anabasi, con la discesa e con l'ascensione. Ma quindi con il viaggio, che sia una discesa e una salita. Lo scendere e il salire. Alto, basso. Bene, male, positivo, negativo. Ma alto, basso viene attribuito alle cose della terra. O le cose del cielo, le cose della terra. Quindi altrove, quindi, questo basso, l'abisso, il fondo. Non è alto, basso, quindi ossimoro. Alto, basso è ossimoro. Cioè non sono due cose, alto e basso. Non sono le cose dell'alto e le cose del basso. Nessuna cosa appartiene all'alto e nessuna cosa appartiene al basso. Nessuna appartenenza, quindi. Superna e nessuna appartenenza inferna. La modernità, che si chiama Rinascimento della parola e la sua industria, instaura il viaggio come procedente dal due, dal modo del due, quindi non come scendere e salire, quindi come non il viaggio che ha dinanzi l'alto e il basso. Anzi, questo è il cielo, il 2. Qualcosa incomincia in virtù di
di uno sbaglio di conto, in virtù dell'equivoco. Qualcosa incomincia, qualcosa si rilancia, qualcosa aumenta, qualcosa cresce. Ma allora lo sbaglio di conto, l'equivoco, è una struttura dove non c'è alto e basso, non c'è nessun alto e basso. Non è sottoposta all'idea, all'idea, ecco, perché alto e basso, se quindi sono due, se alto e basso sono due, come, allora diventa l'idea alto e basso, l'idea positiva e negativa, l'idea bene e male, l'idea pura e l'idea che quindi si divide. Ma l'idea che si divide non è il due, può essere anche l'idea del due, l'idea della relazione, l'idealità come relazione, ma l'idealità come relazione presume di guidare la ricerca, l'impresa, il viaggio, la struttura, la scrittura. No, uno sbaglio di conto, l'equivoco, è già la struttura, è già struttura, è già memoria. Sta qui allora nell'equivoco l'omissione, nella sintassi l'omissione, auslassum. Ma è qui il paradosso. L'ermeneutica fenomenologica presume di risolvere il paradosso. L'ontologia ha sempre presunto di risolvere il paradosso, che fosse dell'equivoco o che fosse della menzogna. Addirittura, per renderlo risolvibile, lo attribuisce al cretese, poi all'io, poi al soggetto. Diavolo o a Dio. Epimenide, i cretesi. Il campione politico di immensa, dalle enormi ripercussioni mondiali di questa ermeneutica fenomenologica è Heidegger. E i suoi allievi, colleghi, sostenitori nell'Islam. L'equivoco, nessun segreto, nulla è nascosto, nessun mistero. Il paradosso si instaura non in virtù del mistero, non richiede la luce che lo illumini, no? Serbando il suo segreto. L'istinto indica il paradosso dell'equivoco. Distinto.
Vi propongo dunque funzioni di zero, di rimozione, di rigetto. Equivoco, sbaglio di conto, struttura, sintassi, che si scrive? Nessuna interpretazione se la struttura non si scrive, se la sintassi non si scrive. Perché scrivendosi trova compimento nella legge, compimento della scrittura, questa riuscita sintattica, questa conclusione sintattica, questa soddisfazione sintattica si compie nella legge. Oltre la legge, oltre alla legge, oltre il compimento della scrittura, della sintassi, il simbolo. Il brainwalking del labirinto e il brainwalking e l'instaurazione del dispositivo sintattico come dispositivo del simbolo o l'instaurazione del dispositivo frastico come dispositivo della lettera. La sintassi scrivendosi rilascia il simbolo. La frase scrivendosi rilascia la lettera, rilascia o approva. La sanitas, appunto, è l'istanza del simbolo o l'istanza della lettera. Il brainwalking nel giardino del tempo è l'instaurazione del dispositivo come dispositivo di cifre, della cifra o di cifre. Cioè il compimento del brainwalking del labirinto, quindi della ricerca, è l'etica. Il compimento del brainwalking del giardino del tempo è la clinica. Ma nessun segreto nel simbolo, non c'è simbolo nascosto, né segreto né nascosto. Il simbolo non porta il velo, nemmeno la lettera, nemmeno la cifra. Antonio Gramsci scrive che il principe, per lui il partito comunista,
che il principe può essere solo, scrive lui, può essere solo un organismo, scrive esattamente così. Il principe, il partito, rappresenta plasticamente, antropomorficamente, il simbolo della volontà collettiva. Popolo sovrano, nazione sovrana, stato sovrano, volontà sovrana, la sovranità. La decisionalità appartiene a chi vuole il bene. Il popolo, scrive Rousseau nel Contrat Social, vuole il bene. Da sé vuole il bene, ma da sé il popolo non lo vede il bene. E allora ci vuole chi lo veda e voglia ciò che vuole il popolo, il bene. Ma chi vede il bene, chi lo conosce, il bene, chi lo conosce, è dunque il Duce, il Führer, lo Stato, il partito. E la sovranità, a chi spetta? A chi appartiene? A chi, conoscendo il bene, lo vuole. Dove sta la sovranità? In alto, più in alto, nell'alto più alto, nel sommo. Il sovrano, ciò che sta sopra, proprio sopra l'alto, nel più alto. E appunto è l'altissimo. Cioè, l'accesso diretto da parte di chi conosce, chi sa e chi vede, per visione, per rivelazione, l'accesso diretto alla sovranità, e quindi è la sovranità. La teosofia è questa: Dio uomo, l'uomo Dio, ma no, quale uomo? Il teosofo. La semiotica è coniata da John Locke, ma la semiosi non segue il canone di John Locke. La semantica è stata coniata da Breal, ma neppure questa. Ma il segno non segue né il segno né la sintassi, seguono il canone di Breal. La semiologia
è creata e coniata da Saussure, che oscillava prima, come risulta dagli scritti recentemente pubblicati, erano appunti, aveva pensato a segnologia. Il commercio, il simbolico, il commerciale. Avete freddo? Avete freddo? Ok, allora apro qua, così vi esco. No, posso spegnere quella. Sì, lo rimetto a 24 gradi. Quanto è adesso? Qui 24. No, lì prima era 20, adesso lo rimetto a 24. Era 16. 24 va l'altra lingua, quella con cui la ricerca si scrive. E la ricerca quindi che approda al simbolo o alla lettera. E qui il glossario. Glossario. Per questa lingua, per quest'altra lingua, che è quella con cui la ricerca si scrive. I risultati del glossario. I risultati sono cosa sta nel glossario? Cosa sta? Il simbolo e la lettera. Cosa sta nel glossario? Il simbolo e la lettera. I risultati sono il glossario, sono il simbolo e la lettera. Come risultato del dizionario, che concerne la lingua altra con cui il fare. La struttura dell'altro, la nazione si scrive. Nella carta del 91, 1791, il popolo diviene nazione. E poi, folk è nazione. La lingua nazionale, scrive Herder, ed è la lingua d'origine, è la Grundsprache, la lingua di fondo, di origine. La lingua del folk. Una sbadataggine, una svista. Ed è l'immagine altra. L'uno è differente. Non è uno, l'uno non è uno, è differente. L'uno non è uno. Non è uno. Allora funziona di uno. È l'uno che non è uno. L'uno per l'uno. Allora lo zero come variante. E
nella sbadataggine, nella svista. Nella frase. Questa resistenza dell'uno a dividersi è la voluntas. La voluntas. Quindi non già la volontà come divisione dell'uno in due, moltiplicazione, viaggio verso l'alto, verso il basso e verso l'alto, non già quindi come volontà dell'alto, è volontà di bene, volontà di simmetria, volontà di proporzione, volontà di positivo, non già come volontà politica. Funzione di uno, la frase, no? La frase, quindi la frase, non già la frattura, il frammento, la frase, è la, questa struttura, no? Propria della sbadataggine, svista, motto di spirito. Che cosa ha fatto cioè Freud? Ha indagato, no? Un approccio linguistico all'lapsus, e poi al motto di spirito, alla sbadataggine. Possiamo dire supplemento, che simbolo è supplemento all'impossibile della rimozione, e che la lettera è supplemento all'impossibile della resistenza. Tra virgolette, supplemento. Qui l'uno che non è uno, qui c'è menzogna. È l'uno menzognero. Ma come? È uno o non è uno? No. È uno che non è uno. La sbadataggine. La svista. La svista. Il motto di spirito. Il gioco di parole. È uno che non è uno. Una rosa non è una rosa. La lettera supposta morta, quella che nasce per divisione dell'uno in due, ha bisogno dello spirito che la vivifica. E quindi, così, ha bisogno, come l'equivoco dell'ermeneutica spirituale, perché c'è un segreto, no? È l'uno che si divide in due. Il segreto dell'uno. Il segreto dell'unità. Il mistero dell'unità. Il mistero dell'unico. E quindi il mistero, il segreto, il nascosto, l'occulto, tutto ciò è la soggiacenza. La soggiacenza è di natura ontologica. L'adiacenza, accanto, presso,
adiacenza, adiacenza, accanto, presso, ciò che è pronto a qualcosa, l'adiacenza. E appunto l'adiacenza qui nell'equivoco, nella sbadataggine, nel malinteso, nessuna soggiacenza, nessun mistero, la soggiacenza, ma l'adiacenza. Con la soggiacenza, allora, ingegnere, avremmo il singolo in giacenza, cioè in sofferenza. Avremmo la lettera in giacenza, cioè in sofferenza. Non avremmo la cifra, ma il segno in sofferenza e la coscienza infelice, sofferente. Cioè avremmo il soggetto. Il soggetto, oggi, cioè oggi, o il soggetto, non c'è altra cosa. O il soggetto è la creatura dell'epoca presente in tutta la sua mitologia. È stato chiamato subito così ad Atene o a Gerusalemme o in Mesopotamia o in India. O a Cordova, o a Granada, o a Parigi. Si è chiamato così. Come supporto e prodotto. Della ideosofia. È il soggetto del tribunale della gnosi. Allora la sbadataggine, la svista, il moto di spirito, la frase, la funzione di uno, il paradosso della menzogna, proprio dell'uno, e non già il paradosso dell'io o del soggetto. Il desiderio non è la volontà. Non è la volontà in una delle sue forme soggettive. Desiderio. Indica il paradosso della menzogna. Né il simbolo, né la lettera, né la cifra sono in sofferenza. Il luogo della cifra e il segno sono in sofferenza. Cioè non attengono al soggetto. Perché c'è chi scrive, no? Che la lettera se resta in sofferenza, perché resta in sofferenza? Perché non è giunta ancora a destinazione. A quale destinazione deve giungere? Perché diventi parola piena anziché parola vuota? A quale? All'essere. All'essere, all'alto. All'alto. Deve giungere all'equazione.
la struttura esige l'attenzione, l'attenzione scritturale. Quindi la rivoluzione, sintattica, la rivoluzione frastica, la rivoluzione pragmatica, e perciò l'attenzione quindi verso la simbolo, verso la lettera, verso la cifra. Tensione scritturale, quindi tensione linguistica. Cioè, se l'uno si divide in due, la resistenza è ontologica e la volontà è universale. Il sentiero invece della voluntas è il sentiero dell'etica, non della morale politica. La struttura ha questa proprietà che si chiama la domanda, non la volontà di bene, la domanda, e che è la domanda che è la pulsione in atto secondo la mano, cioè procedente dal due e secondo la il numero triadico. Quindi domanda, pulsione in atto e dispositivo del simbolo, dispositivo della lettera, dispositivo della cifra. Cantor esplora, no? Quello che chiama l'insieme, poi. C'è qualcosa che chiama transfinito, ma l'insieme non lo definisce, non si definisce, è imprendibile, e come dice imprendibile, in begriff, l'inconcetto. Nessun elemento dunque, simbolo, la lettera, la cifra non sono certo in sofferenza, il simbolo è oltre la legge, la lettera oltre l'etica e la cifra è oltre la clinica. E nessun elemento muore, nessun elemento muore. E questo è il teorema della fasia. Se l'elemento muore, allora voi avete il parlante, le sujet parlant, l'homo loquens, che non basta che sia loquens che si metta a parlare, perché deve risultare anche homo radicalis, cioè che sta nella visione, nell'accesso o nella rivelazione, funzionale all'accesso diretto, all'idea pura, all'essere supremo, a Dio.
afasia. Dentro, fuori, alto, basso. Dimorano nella parola. Nella parola. Afasia, nessuna competenza, né facoltà linguistica. Nessun soggetto della grammatica. Nessuna soggiacenza grammaticale. Nessuna ipostasi grammaticale. Cioè, la grammatica della parola sfugge allo psichismo, sfugge al sostanzialismo, al mentalismo. È senza ontologia. L'afasia rende inane ogni sutura. Afasia. Non solo non c'è chi sia in grado, chi sappia, o chi possa, o chi voglia parlare, ma non c'è chi parli. Ovvero la parola è originaria, leggera, arbitraria, integra. Contrassegnata dall'afasia. Perciò dalla lingua. Viene considerato come disturbo sostanziale, mentale, tutto ciò che ha come supporto, garante, ipotesi e ipostasi il soggetto. È tutto ciò quindi che attribuisce l'afasia al soggetto. A una lesione che può aver raggiunto, o alienazione, uscendo appunto da sé. Ma il soggetto è creato così, è creato, quindi è già uscito dall'idea e deve fare ritorno all'idea, allora lì sarà il soggetto idea. Homo Felix. L'insieme senza afasia? La classe senza. L'insieme senza l'afasia? La classe senza l'afasia? La comunità senza l'afasia? Sono l'insieme spirituale, la classe spirituale e la comunità spirituale. Afasia, dunque nessuna presa sulla parola. Perciò l'aforismo. E il frutto del. Afasia, dunque impossibile parlarsi, parlare fra sé e sé, o fra sé e l'altro, o parlare la lingua, o parlare la parola. Alto, basso, quindi modo, ossimoro, modo dell'apertura. Questione aperta. Superficie come apertura, modo della superficie come apertura. Togliete la superficie
e non avete più né il diagramma della parola né l'humanitas. Avete dinanzi l'alto e il basso, l'altezza e la profondità. Perché il labirinto, il paradiso, non stanno né in alto né in basso. Il piacere non sta in alto. La soddisfazione non sta in alto. Il valore non sta in alto. Perché se sta in alto, allora sì, può dire Carl Schmitt, Heidegger e Robespierre. Che c'è, no? Che c'è un disvalore, che rispetto al valore che sta in alto, fernichtum, deve essere annientato. La mistica dell'androgeno trinitario è la mistica della morte della parola, dell'altro, della differenza, dell'humanitas. Discute reato contro l'umanità. Il principio contro l'humanitas. È il principio dell'androgeno trinitario, il principio ontologico, il principio dell'equazione ontologica. Il principio della funzionalità della morte rispetto al valore sovrano del cadavere. La morte è salvifica. L'autenticità, scrive Heidegger, della morte è appunto perché è funzionale al popolo, alla comunità. Al Seinsland, al paese dell'essere. Il territorio. La terra che diviene territorio, si elide e diviene territorio, e avrà il suo nomos, come scrive Schmitt, sovrano. Il nomos sovrano. Perché? Homo mortalis, per Heidegger non basta. Quella che importa è la morte salvifica, quella dell'homo o l'homo immortalis. La morte autentica che giova alla comunità. È la morte eroica, è la morte del soldato in battaglia, è la morte della lotta,
cioè l'humanitas della morte, perché c'è la morte così dell'homo mortalis, oppure la morte di chi è un disvalore. La morte del nomade semita, quello che Heidegger chiama il nomade semita. Di chi è lontano dalla radice, di chi non è radicale. Quella non è la morte, quella del nomade semita. Nella camera gas non avviene la morte, ma no, avviene la fabbrica dei cadaveri. Non può chiamarsi morte. La morte è la morte autentica, la morte funzionale all'economia ontologica, all'economia della salvezza. Allora c'è lì un'umanità ontologica, quella che è quella dell'uno che si divide in due, e l'humanitas come luogo della tanatologia. Oppure, praticamente, l'humanitas è spirituale, è pneumatica. L'humanitas pneumatica. Rispetto all'humanitas pneumatica, l'altra humanitas è polvere e cenere. Nudità e trasparenza. Ma pure nudità e trasparenza. È luce che annienti ciò che deve essere annientato. E cosa sono i valori? I valori è una tirannia. La virtù è una tirannia. Scrive Hegel, la virtù. Robespierre dice la virtù. Ma Robespierre dice la virtù. Virtù è corruzione, il virtuoso è è corruttibile, quella di chi conosce, chi sa, chi ragiona, chi vede il bene. Questa dice. E rispetto a questa virtù, Hegel, Heidegger, Schmitt, il costituzionalismo che va da Hobbes a Schmitt, a Khomeini, a Erdogan, a Stalin, è questo. Ci importa l'humanitas come del luogo che si divide in due, quindi l'humanitas della soggettivazione, l'humanitas della filiazione. Il principio della gnosi è il principio ontologico, il principio mistico, il principio di padronanza, il principio tanatologico. L'idea pura, l'idea di padronanza è l'idea mistica. E la mistica insegue il luogo. Il luogo di origine. Come luogo di sé e dell'altro, come luogo dell'autocoscienza.
La mistica che cosa prospetta? Il viaggio. Il viaggio mistico. Il viaggio. Il viaggio è mistico. Il viaggio circolare è un viaggio mistico. È quello della teosofia. La teosofia, certamente, avviene con coloro che si chiamano cristiani del secondo, terzo secolo fino al quinto secolo, sesto secolo, e poi si chiamano Islam. E cominciano quindi con Filone di Alessandria, poi Marcione, le Apocalissi, le cosiddette eresie, poi la teosofia si sistematizza, si consacra con ed è la teosofia sunnita e soprattutto la teosofia sciita, sia come ismaelita sia come duodecimale. C'è sempre un dodicesimo imam, quello invisibile, e ogni imam, ogni profeta ha i dodici imam, ma c'è un imam che è invisibile, resta sempre invisibile, ma un giorno verrà, senza preavviso, arriva, e c'è questo imam che sta prima del prima, anche prima dei profeti. E così anche l'antropos celeste, c'è Adamo che è antropos celeste prima ancora di essere creato, prima della creazione. La teosofia, questa teosofia sistematizza, questa teosofia si forma nella confluenza, convergenza, incastonamento tra l'ellenismo, tra la filosofia greca e il cosiddetto cristianesimo. E così noi abbiamo Ibn Rushd, e prima Avicenna. Farabi e altri di cui vi daremo notizia. La mistica, di cosa si occupa? La vita mistica è la vita penitenziaria, la vita salvifica, la vita come sacrificio umano. Quello che Heidegger chiama il sacrificio.
l'intera vita è il sacrificio dell'essere per la morte. Henri Corbin, vedremo da qualche parte, vedremo. Cattolico, calvinista, luterano, heideggeriano, fenomenologo, teosofo, sciita, poi massone. Ma lui ha la chiave, lui ha trovato la chiave. Questa chiave l'ha fabbricata Heidegger. E lui ha avuto un incontro con Heidegger, ha soggiornato lì in Germania e è diventato allievo di Heidegger, perché ha, e quindi Heidegger, non so se lui se la sia presa, non gliel'abbia consegnata, non gliel'abbia data, comunque questa chiave poi lui ce l'aveva. Clavis. Questa Clavis, che la Clavis è dunque dell'ermeneutica, fenomenologica, e lui aderisce allo sciismo, ma si confessa sempre fenomenologo. Ma mentre vuole in qualche modo introdurre un piccolo correttivo, perché è un'ampiezza enorme, lui traduce Heidegger nel 38. Che cos'è la metafisica? Herderlin, in un altro saggio, in Francia. Il primo traduttore, prima di Beaufré, di Jean Beaufré. Jean Beaufré, con cui fa Heidegger pubblica la lettera sull'illuminismo, sull'umanesimo. Una cosa che voi dovete dirvi qualcosa di questa lettera di Heidegger. E dice sì, l'essere per la morte, perché la paura non è negativa. No, la paura deve venire angoscia, ma non possiamo leggere Heidegger pensando a Kierkegaard, un'altra cosa Kierkegaard. Tante volte è stato commentato in Italia Heidegger con l'idea di Kierkegaard. No. L'angoscia, che buona cosa, bella cosa, l'angoscia. Purché angoscia di morte, della morte autentica, quella che serve per il folk, per il folkgeist. Allora l'essere per la morte, sì, ma un correttivo occorre pure. Se no, Henri Corbin che traduce Brentano, traduce Heidegger, traduce tanti tedeschi, no? In francese, e traduce i teosofi in francese, e promuove, no? La traduzione di Heidegger in persiano, arabo. È lui che ha
lui che ha un allievo, ma che è allievo pure di Heidegger, allievo suo di Heidegger. Questo allievo è stato appunto alla Sorbona, ha studiato filosofia, ad Heidelberg. Non ha lasciato molti scritti, ma ha avuto a sua volta uno, chi ha lasciato uno scritto celebre, che è Jalal al-Ahmad, Ahmad, che ha pubblicato Garbzadeggi, libro diffusissimo. Ma insomma, qui è il filosofo orale, ma è questo Ahmad Farid, determinante per la Costituzione, per la forma di governo, per le dottrine, per la dottrina, i criteri di governo della Repubblica Islamica secondo Khomeini. Decisivo. È un suo, e quindi un altro seguace, quindi di Heidegger e di Ahmad Farid e Ahmadinejad e altri teosofi che affermavano che la come si chiama la centrale nucleare per la fabbrica dell'uranio era una necessità di Allah. Non altrimenti Heidegger scrive che la motorizzazione totale della Germania, c'è un altro brano preciso, è una necessità ontologica. Come necessità ontologica l'annientamento degli ebrei. Necessità metafisica ontologica. Mistica della morte. Mistica, scendere e salire. C'è chi scende, c'è chi sale. Taluni devono scendere e mai salire. E salire, perché c'è chi ha l'accesso diretto all'alto sempre più alto. C'è chi ha l'occhio sovrano. Il terzo occhio. Quello che deve servire per i muratori, che si devono attenere al modello della costruzione del Tempio di Salomone, che poi sarebbe stato alla base del Tempio greco, dei suoi stili, della dottrina di Vitruvio, ma che doveva seguire criteri algebrici e geometrici molto severi per una nuova architettura della città. E questo che attraversa da Newton ha un'enormità di scritti che sono rimasti inediti, che nessuno ha voluto pubblicare, che stavano lì, che poi a un certo punto sono stati messi all'asta. E chi va a comprarli? Keynes. Che cosa ho detto? Ho detto che era comunista, no? Non ho detto comunista. Che è il comunista? Ah. E cosa ha fatto?
adesso dobbiamo parlare di Newton, Newton e Leibniz, sono la differenza tra due teodicee, come anche il radicalismo islamico è un radicalismo che c'è sia nella teosofia sunnita sia nella teosofia sciita, ma è con delle varianti, come abbiamo i costituzionalisti, quindi che hanno sono coloro che quindi stabiliscono qual è non il diritto, la ragione dell'altro. Ma il diritto e la ragione dello Stato. Non il diritto e la ragione proprio dell'humanitas, ma dello Stato. Quella la Costituzione. Che sancisce il popolo e la nazione. Cioè la nazione non è la struttura dell'altro. Nazione. Qui è, non è il fare. Il fare è un disvalore. La struttura dell'altro è un disvalore. È qualcosa che è vincolato all'ente, ma lontano, lontano dall'essere. Non è radicale. La mistica, dunque, scendere e salire. La luce purificante. La luce che toglie l'ombra. Così le vergini in paradiso, così Maometto. Così, secondo un'altra dottrina, Abramo. Perché il ritorno è soddisfatto. Cioè anche là il commercio, il mercato sono di natura mistica. Tu mi dai la vita, io ti do la salvezza. Muori e sarai salvo. Cioè l'attività mistica viene definita come attività lucrativa. Attività lucrativa.
Quanto lucra morire? Quanto lucra sacrificarsi? Rispetto agnosi. Ci vuole però lo psicopompo. Chi vuole il bene, chi vuole il bene e vuole e quindi sa e può, chi vuole il bene sa qual è il bene, lo conosce e può quindi guidare. Come chiama Heidegger lo psicopompo? Questo rispetto a una lingua che è la lingua dell'essere, Seinssprache, ha un paese che è il paese dell'essere, Seinssland. E stiamo parlando di sì. Allora Chi può per l'universo condurre un viaggio vittorioso? Chi è radicale? L'uomo radicale che sta accanto all'essere, accanto a Dio, accanto all'idea pura, accanto all'Allah. E lui? E come lo chiamiamo? È chiaro che è tedesco. Il pastore dell'essere è tedesco. Questo scrive. Il pastore dell'essere è tedesco. È pastore tedesco. Quindi c'è... La mistica trascorre attraverso l'algebra del lucro, che nella sua nel suo conteggio, che nella sua trasparenza e nella sua prolessi raccoglie i sopravvissuti e attraverso la geometria del lucro che attraverso i suoi studi, il suo studio, raccoglie i vivi sezionati. Il lucro della parola. È il simbolo, è la lettera, è la cifra. Non è il segno uguale. Non è quello che Robespierre chiama il regno dell'uguaglianza. Il regno dell'uguaglianza è il regno del cielo, dei cieli, il regno dell'uguaglianza. Il guadagno invece è sessuale, tiene all'affluenza, alla scrittura pragmatica, e l'odio è il quantificatore dell'infinito.
La nominazione, dunque. Per via della struttura, quindi per via di... quindi attraverso la rete consegna il simbolico, attraverso la tela consegna il letterale, attraverso il tessuto consegna il cifrale. Togliete la nominazione e avete la il pathos della dell'altalena fra l'esoterico e l'esoterico. Ma sempre in funzione della rivelazione, sempre nel rispetto del mistero, sempre in vista della conoscenza. Ma allora a ricordare, introduce un correttivo nell'essere per la morte. No, l'essere per l'aldilà, l'essere per l'aldilà, non è un correttivo, lui è traduttore, ha tradotto nella teosofia, soprattutto per quanto riguarda lui, è sciita. Ma anche per Heidegger è l'essere per la morte e l'essere per l'aldilà. È l'essere per la morte funzionale all'economia del discorso. È sempre rispetto al luogo d'origine. Luogo, la funzionalità della morte. Questo luogo porta nella pagina di Platone un nome, cioè un significato, tra virgolette, significato. È Orte, la festa. La festa sovrana, la festa celeste. Les symptômes sont lisibles et se résolvent quand ils sont déchiffrés. Se résolvent les symptômes. Si decifra qualcosa? Non c'è decifrazione. Questa è ermeneutica, ontologica, heideggeriana, come mistica, mistica, e quindi che assiste, protegge, no? Rispetto allo scendere e salire, no? Poi ha una parentesi, no? In Sartre, Jean-Paul, che era questa parentesi, l'esistenzialismo, ma subito però lo strutturalismo, c'è di Courgette, Roman Jakobson, Levi-Strauss, lo strutturalismo,
lo strutturalismo, però lo strutturalismo struttura sempre, rimanendo trascendente, struttura ontologica, struttura profonda, non è che si veda, nascosta, segreta, struttura segreta. Che deve presentificarsi, che si fenomenizza, che quindi può interessare a Ricorben. Lui si rivolge al Urfenomen. L'immaginario è lo strutturale della sembianza, ovvero non c'è più immagine mnemonica, perché per la funzione di edizione l'immagine è semovente, per la funzione di esibizione l'immagine è altra. La funzione di proiezione, l'immagine è acustica. Non c'è immagine dell'essere. Non c'è il tempo, come lo definisce Platone, come immagine mobile dell'eternità. Homo radicalis, homo salvus, homo sanctus, homo naturalis. Radicalis e arcaismo, il radicalismo è arcaismo, all'arché la radice, ma la radice della parola, qui viene tolta la radice della parola, c'è la radice della radice, la radice è il luogo della radice, e quindi il riferimento all'essere, il riferimento a Dio che sia lontano dalla parola, l'avrebbe creata. O sarebbe una sua emanazione? Quasi fosse appunto un discorso. Arcaismo, territorialismo, che ha la... può deterritorializzarsi per riterritorializzarsi. Allora non è la radice, no? Della parola, non è il numero, è il numero della radice. Allora qui invece non è la dissidenza la radice, non è l'idioma, ma è la radice ontologica, la radice genealogica, la radice algebrica, o le radici, anzi le radici ontologiche, genealogiche, algebriche, geometriche. E l'idea radicale, l'idea pura e l'idea radicale, l'uno, l'essere, l'idea radicale si suddivide l'alto basso, la mistica si attiene all'idea radicale, cur deus homo, cur homo deus. Scendere e salire. Fidens, querens, intellectum. E così oggi noi finalmente abbiamo un paese che è ritornato
a una grande nazione musulmana, che ha sconfitto finalmente Kemal Atatürk, il quale diceva la Turchia è un paese moderno, un paese che laico. C'è un laicismo, no, che abbiamo notato, toglie, no, l'humanitas, diritti e ragioni dell'humanitas. E... ma la modernità contro cui si rivolge Heidegger, come Rousseau, come Hobbes. Qual è la modernità? È quella della tecnica e della macchina, dell'arte e dell'invenzione, come aspetti della struttura. Della struttura e della memoria come struttura. Nella struttura della parola, quella che non è tollerata. Allora viene Erdogan, ristabilisce lo Stato islamico e impone all'Europa, agli Stati Uniti, di accettare. E l'idea radicale. Dovrei dirvi di Newton, sì. Perché riferimento a Pitagora ed Erbete Trismegisto e Leibniz, per la differenza tra le due teodicee. E dovrei dirvi anche altre cose, ma come fa? Cioè, lui inventa. Newton inventa sulla base di che cosa? Di tutta una serie di calcoli teosofici attorno al Tempio di Gerusalemme. Per cui è pensando divinamente al Tempio di Gerusalemme che dunque può svelare uno dei segreti. Ingegnere, uno dei segreti della costruzione del Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Salomone, quello di Salomone. Non sbagliamo tempi, perché loro, cioè, questi segreti del Tempio sono tramandati da qualche parte. Cioè, e così, Pitagora, Carpiti, Hermes del Registro pure, e i muratori si ispirano. E così lui pensando al Tempio di Gerusalemme trova la legge di gravitazione universale, certo, quella che chiama lui la legge di gravitazione universale. E tu sei, oh, che grande la legge di gravitazione universale. E poi dunque pensando allo spirito, lo spirito, no? Cosa fa lo spirito? I principi di attrazione. Toma il principio di attrazione a distanza. È una mistica lucrativa. Così anche voi potete interessare Martínez de Pascalí, che propaga l'ordine degli eletti di Coens e che sostiene che la caduta richiede la fine dei tempi e la reintegrazione dell'universo nell'unità divina. Ma soprattutto non potete ascoltare Robespierre per alcune cose che adesso non vi dico, è la sua virtù, un'unica virtù radicalissima, radicale, Robespierre, il giacobino è radicale, perché cosa fa il giacobino? Il giacobino
niente dissidenza. Per il giacobino, il tradimento, tutto, cioè la dissidenza è tradimento, è patologia. E così dice Robespierre. Il nemico interno. E così dice Schmitt, Heidegger, Hitler, il nemico interno e il nemico esterno. Così dice Erdogan. È giusto, scrive Heidegger, uccidere. Gli oppositori. Gli oppositori. Allora, Robespierre si attiene, no? All'unica virtù, un'unica virtù. La purezza. La virtù di Robespierre qual è? È la purezza. Lui è l'incorruttibile. La virtù di Robespierre è la purezza. La purezza dell'idea. È quella che poi per Gramsci diventa la purezza del partito, che può quindi porre la questione morale per tutti gli oppositori. Morale o penale. Da Locke, Montesquieu, Kant, Kelsen, c'è un costituzionalismo che sembra più aperto, più liberale, e in base ai principi di John Locke che viene fatta la rivoluzione americana. Ma è come un tipo di teodicea, un tipo di teosofia. E nell'altalena con l'altra teodicea, con l'altra filosofia, con teosofia, che è quella che va da Hobbes, Rousseau, Hegel, Marx, Schmitt. Questo è il costituzionalismo più radicale. L'altro può sembrare meno radicale, ma sono due forme di radicalismo. Perché comunque uno dice niente humanitas, l'altro, beh, niente libertà. Perché qual è il cogito di Hobbes? Hobbes, qual è il cogito di Hobbes? Cartesio, che discute la metodica, c'è il libro di Al-Ghazali, proprio. Non sappiamo come mai, se qualcuno gli ha raccontato, gli ha tradotto. Gli stessi principi. Quindi, Cartesio è un teosofo. Un teosofo, Al-Ghazali, era di Baghdad. Di Baghdad. Cosa stavo dicendo? Di chi parlavo? Hobbes! Qual è il suo cogito? Protego, ergo, obbligo. Popolo, cittadini, umanità, variopinta, io ti proteggo, ti do la sicurezza, pace e sicurezza. Non puoi avere la libertà, i diritti, libertà, diritti, umanità, e no, perché devi stare sicuro, ti proteggo. E cosa dice Caino? E non accetta bene. Io ti proteggo, così c'è la mafia, io ti proteggo, così c'è Maometto per instaurare la dinne, io ti proteggo. Ma niente umanità, niente libertà, niente diritti, niente ragioni così. Umanitarie? No, perché è una sicurezza, è un valore assoluto. E io faccio la volontà del popolo. Il popolo
andrebbe così, sarebbe homo omnilupus, andrebbe da tutte le parti, si divorerebbero tra loro, sarebbe proprio l'anarchismo, no? Cioè si divorerebbero, allora no! C'è una parola che Heidegger pronuncia, la distruzione. Heidegger, la distruzione. Allora, autorità e sovranità dello Stato e di chi guida lo Stato. E proprio lui ha l'accesso diretto ad Allah e Allah e Allah. Per proteggere, salvaguardare il territorio. Ed è questa la vera Costituzione. Quella di Ataturk? No. Ataturk? No. Kemal? No. Kemaliti? No. Quelli sono nemici. Shaitan. 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 Satana. Shaitan. Appunto qualche variante, vi ho già detto prima. Locke, come no, dovrà mettere la libertà, no, come no, libertà di morire, come no. Come no? Libertà di morire. Di tante altre cose, ma purtroppo poi non so. Perché adesso dovrei cominciare, perché questa era soltanto piccolissimo, una parte di un preambolo. In realtà poi c'è l'esposizione, che tutto questo materiale qua. Come facciamo adesso? E poi c'è l'altro che ho lasciato di là. No, perché è veramente una cosa, questa questione della... Cioè, se l'epoca non viene colta nella sua mitologia, noi diciamo che siamo contro una cosa e a favore dell'altra, ma in base allo stesso radicalismo. Hitler citava la Turchia, l'esempio della Turchia, un modello per il XX secolo, 1,5 milioni, 1,6 milioni di armeni, no? Genocidio, l'hanno fatto loro, no? E c'è la Turchia, per il vantaggio, per il bene del popolo turco, per la salute di questa grande nazione turca, c'era Hitler, quindi... Quindi lo psicopompo che guida, no? Che guida, che illumina, che è illuminato e che uccide. Però non è che. Perché c'è, questa poi c'era. Il decostruttivismo poi è una forma di heideggerismo che è diventato poi enorme, ha invaso il pianeta, cioè attraverso il trionfo dell'heideggerismo è avvenuto attraverso lo strutturalismo, il decostruttivismo, e quindi è quello che in Italia si è chiamato pensiero debole, oppure Toni Negri, siamo in questo ambito, no? di questa fedeltà alla Costituzione naturale, divina, al nomos della terra, come lo chiama Carl Schmitt, il grande giurista,
il grande giurista del regime nazista. È tuttora pubblicato, commentato, applaudito in Italia. Anche questa non è che sia Adelphi era casa editrice della Gnosi proprio. Sì, della Gnosi, assolutamente. Questa poi se la prende con chi, quelle che invece, questa qui è di Feggio, come no, c'è uno che si chiama Volpi che parla di lui, cioè lui dice di sottoporsi, si rivolge contro tutti quelli che non sono d'accordo con lo Schmidt, con Carlo Schmidt, dice se tutti costoro, se saranno disposti a leggere queste pagine qui, come se fossero anonime, non devono pensare a Carl Schmitt, ma alla loro verità, al loro segreto, che lui svela, infatti. Questo è l'esperimento mentale cui li invitiamo a sottoporsi. Non pensate a Carl Schmitt, leggetelo come rivelazione. Se non sanno chi scrive, non verrà loro in mente di scovare nella biografia, magari nei trascorsi nazionalsocialisti, i motivi per i quali l'autore scrive quel che scrive. Dovranno attenersi a quel che sta scritto e dire semplicemente è vero, è falso, vi piace, non vi piace, cogli nel segno, sbaglia, patatì, patatà. Ma poi loro teniamo meglio, perché anche su Schmitt, cosa brani, perché sarebbe quella, l'intervista Max Weber, grande maestro. Ibn Arabi, devo parlare molto di Ibn Arabi, di Sohrawardi, che è stato questo teosofo molto, il primo grande teosofo molto studiato da Courbet, gli aveva dato un libro Massignon. Ma cosa facciamo? Come si può fare adesso? E poi devo dirvi qualcosa di. Perché poi siamo davanti, voi ho fatto un'indagine, Fatum et Fortuna di Alberti, Gian Battista Alberti, Marsilio Ficino, poi c'è il Theologus Autodidactus, più niente, ma c'erano altre cose molto, molto interessanti. Ma tutta la traversata, questa questione. Ma sono molte cose curiose, ma non sono cose del passato, sono cose di questa epoca. Cioè noi analizziamo l'epoca per trovare perché così l'analisi è il preambolo, no? Le implicazioni rispetto alla legge, all'etica, alla clinica sono essenziali. C'è un'altra, ben altra legge, la legge della parola, ben altra etica, l'etica della parola, ben altra clinica, la clinica della parola, e non la patologia o la psicopatologia. Un'altra salute. Cioè la cifrematica abbiamo elaborato nel nostro processo intellettuale, abbiamo elaborato, analizzato queste cose, già adesso lo stiamo facendo con una certa attenzione a una traversata che avevamo fatto, la stiamo facendo oggi, rispetto all'epoca che non ci può segnare, che non ci appartiene.
che non ha nessuna presa, che è evanescente. Evanescente. Non è proprio evanescente, non fosforescente. Si presenta come fosforescente, ma è evanescente. Non si può nulla aggiungere alla, non si può aggiungere vanità alla vanità del sembiante. Questa è l'epoca che non può aggiungere vanità alla vanità del sembiante. Questa è la, l'analisi dell'epoca, la vanificazione dell'epoca. Cioè noi troviamo santificati, sacralizzati, canonizzati in questi autori come principi per la società, per l'umanità, fantasmi, luoghi comuni, che continuamente si dicono, si entrano nella, nelle conversazioni, entrano nella, nel parlottare, nella chiacchiera, negli affari, nelle dispute, nei litigi. Sono queste cose dell'epoca, questi luoghi comuni, e se noi non li analizziamo, allora ne rimaniamo invischiati. Ma noi non siamo radicali, non abbiamo nessun riferimento all'essere, né a Dio come se stesse, se stesse lontano dalla parola. E lì, perché l'idea? Quella che opera. E che è quindi originaria. Nessuno ce l'ha. Quindi non è idea pura o impura, non si biforca, non si suddivide. È singolare triale perché è rispetto a che cosa l'idea? Rispetto allo sbaglio di conto, all'equivoco, alla sbadataggine, al moto di spirito, rispetto al malinteso. Che arriva l'idea. Così. Arriva con la struttura l'idea. La struttura è già secondo l'idea. È così che si scrive, così che riesce. Beh, adesso non è che andiamo a cioè con io continuo, proseguo. Cioè, proseguo se volete, perché poi. Può darsi che il preambolo, prospettandovi delle cose, luoghi comuni in cui che magari vi sfiorano qualche volta, o dei fantasmi, delle idee che magari vi sfiorano qualche volta, il preambolo può sembrare pesante, ma non è pesante il preambolo. Pesanti i luoghi comuni, i fantasmi, le idee che ognuno pensa di avere, che sono la fregatura soggettiva. La fregatura soggettiva sono idee per la soggettivazione, per l'assoggettamento, per la sottomissione. Dovremmo avere l'opportunità di fare dei master, perché così allora c'è un modo di fare io un master alla settimana di due giorni si fa un libro, no? Un master alla settimana sarei in grado di farlo, anche di più. Grazie.